Grazie per la possibilità di presentare il nostro lavoro sulle linee guida, sull'update delle linee guida societarie. Ecco, siamo partiti dalle linee guida del 2015, che hanno avuto un notevole successo dal punto di vista di diffusione e di citazione, quasi 30 citazioni. Le linee guida della nostra società vengono revisionate ogni 4 anni e abbiamo eseguito una revisione basandoci sugli stessi livelli di evidenza e gradi di raccomandazione dell'American College of Chest Physicians, ovvero il grade system. Abbiamo dato una priorità agli studi prospettici realizzati alle meta-analisi, quindi considerando la metodologia dello studio principalmente. Oltre all'update delle normali tecniche, quindi dei trattamenti e diagnosi per malattie moritarie, ci siamo focalizzati su degli aspetti innovativi, che sono stati quelli dell'introduzione degli scoring system, quelli delle condizioni particolari, oltre alla gravidanza della trombosi moritaria, anche i pazienti immunosuppressi, IBD, proctitis e le coagulopatie, le nuove tecnologie e soprattutto le complicanze della malattia moritaria. Le guide sono state presentate e accettate la scorsa settimana su tutti i clinici neuroprotologici e saranno online, se non oggi, penso a breve. Per fare questo incredibile lavoro ci è servita una squadra abbastanza variegata di specialisti sulla malattia moritaria e sono proprio contento di essere arrivato a una interessante stesura. Nessuna variazione per quanto riguarda la diagnosi, quindi storia clinica del paziente, con esame obiettivo, endoscopia, livello di evidenza e grado di raccomandazioni tipo 1C. E la colonoscopia ha mantenuto il suo livello di evidenza di tipo 1B per quanto riguarda i pazienti con sanguinamento colorettale per escludere eventuali altre malattie colorettali come i polmoni, i campi, i verticoliti, i pungiti e quant'altro. Discutiamo tutti sul deficit della classificazione di Koliger, che non ci dà una importante valutazione della sintomatologia e dell'impatto che ha essa sulla qualità di vita. Inoltre non vengono riportate condizioni particolari come un prolasso circonferenziale o come il prolasso di un singolo capoccio moritario. Nel 2009 Gistrom ha pubblicato questo Hemorrhoid Severity Score, che si basa sulla valutazione di 5 item con 4 livelli, da NER a ogni giorno, che valutano il dolore, il fluido, il sanguinamento, il swelling e la riduzione e la necessità di riduzione manuale. Questo score è stato utilizzato nell'Apple Trial, è stato validato utilizzando la baseline dopo una settimana e dopo 6 mesi, però effettivamente non considera il grande limite, quello di considerare solo la riduzione del prolasso e non considerare la qualità di vita. Abbiamo parlato dello score di Giordano, dello score di Sodio, che nel 2019 si è pubblicato lo score di Andy Roddick da Berger, che ha modificato lo shorter scale, prima utilizzato solitamente per l'IBD, e l'ha introdotto nella valutazione della malattia moritaria. Quindi qualità di vita più ha quantificato la presenza e la frequenza del prolasso rettale fra i 5 item che vengono considerati stavolta, però con 5 livelli di valutazione. Per quanto riguarda il trattamento conservativo, non c'è stato niente di nuovo, infatti le modifiche della sintomatologia hanno mantenuto un enorme livello di evidenza l'utilizzo delle fibre, che sono utili anche nella fase avanzata delle patologie avanzate, quindi terza e quarta grado di malattia oritaria. Nessuna evidenza per quanto riguarda l'utilizzo dei semicubi, anche per la difficoltà di somministrazione e di far capire al paziente come eseguirli. Una sistematica review meta-analisi 2018 ha affermato l'importanza e l'efficacia dei flavonoidi nel trattamento del sanguinamento. Nessuna evidenza statisticamente significativa sugli altri sintomi malattie moritarie. Per quanto riguarda i trattamenti ambulatoriali, non c'è stata nessuna modifica dei livelli di evidenza e del grado di raccomandazione. Tutti e tre i principali trattamenti hanno mantenuto un livello di tipo 1B. Questa survey pubblicata da Altomare ci ha indicato come la rubber band sia ancora la tecnica più utilizzata nel secondo grado di malattia moritaria, nello specifico del 90% in questa survey, che ha coinvolto 24 chirurghi colorettali appartenenti a 2 società differenti. Ma la cosa interessante che è avvenuta in questo tempo, di questo range tra linee guida 2015 e 2019, è questa analisi di costo efficacia, dove 2026 pazienti sono stati trattati da 6 chirurghi colorettali certificati con la rubber band in maniera sequenziale, come potete vedere dall'immagine.
monitoraggio, da una parte il numero di pazienti e dall'altra la ripetizione, il numero di procedure che è stata ripetuta. Le conclusioni sono state che la rubber band ha un vantaggio sia come costo sanitario, sia come costo di qualità di vita, sia la conclusione più importante che è una strategia dominante, appunto, è la strategia principale da utilizzare dal punto di vista dell'efficacia economica. Stessa cosa della scleroterapia, 1B essenzialmente si basa su questo studio, su questo trial che ha valutato pazienti di primo grado di MOS 2013, quindi fondamentalmente niente di nuovo, se non questo trend a utilizzare la FOM, stiamo conducendo un fase 2 trial societario e speriamo di avere dei risultati che possano confermare quantomeno questo risultato dell'80-90% di riduzione del sanguinamento e di stopping del sanguinamento che avviene dopo scleroterapia. La seduta può essere ripetuta ovviamente dopo. Questo è un po' un riassunto in una review pubblicata qualche anno fa che ha ricevuto numerose citazioni e vediamo qual è l'effetto delle tre differenti tecniche, perché l'infrared, sebbene abbia mantenuto la stessa indicazione, fondamentalmente ha avuto un'incredibile riduzione degli utilizzi. Livelli di evidenza massimi per quanto riguarda la THB, sia dal punto di vista dell'indicazione, perché non solo secondo e terzo grado, ma come diceva Pasquale, insomma, anche per malattie emorroidali di quarto grado, in mani esperte è estremamente consigliata, come ci dimostra questo studio pubblicato dal gruppo di Rauto nel 2016, dove sono state considerate anche emorroidi di quarto grado, con una recidiva di circa il 18%, ovviamente terzo e secondo rispettivamente, dell'8,7 e dell'8,5. D'altronde la THD è anche associata a una riduzione del dolore postoperatorio, degli eventi postoperatori e una precoce ripresa lavorativa, come dicevo, con un alto tasso di recidiva lievemente superiore alle altre tecniche. Livello di evidenza di tipo 1A per i tre statement riguardanti la stappa di Molo Bessi, ovvero una tecnica efficace per il trattamento della malattia emorroidale, sempre la stessa indicazione secondo e terzo grado. Quando comparata all'intervallo di emolectomia eccezionale, ovviamente associata a un ridotto tempo operatorio, precoce ripresa delle attività intestinali, riduzione della degenza ospedaliera e ridotto dolore. Il tasso di recidiva è più alto rispetto al tasso di additional pressure di reinterventi più alto nei pazienti che sono stati sottoposti a staffa rispetto che a emolectomia. Nonostante alcuni studi stiano portando avanti questa teoria, ancora non abbiamo chiaro il fatto degli stapper ad alto volume. In questi long term results pubblicati nel 2019 si è visto che il 47% dei pazienti che hanno risposto al questionario aveva una recidiva di almeno un sintomo e il 17% non stati sottoposti al trattamento chirurgico. D'altronde questo è stato confermato qualche anno prima dall'Ethos Trial pubblicato su Lancet. Ed è proprio l'Ethos che ha dato un livello di evidenza e grado di raccomandazione A, fra l'altro proprio sul fatto che rispetto comparata alle metodiche tradizionali non sia una metodica cost effective a questo livello. Cosa succede quando abbiamo una componente eccessivamente fibrotica? In questo caso andiamo a considerare le metodiche eccezionali e tradizionali, che nonostante il dolore postoperatorio che spesso vanno incontro rimangono con un grado di raccomandazioni tipo A e un livello di evidenza B. Secondo questa meta-analisi in particolare pubblicata nel 2016, si è visto che la Ferguson rispetto alla normale media morbida è associata a un ridotto tasso di dolore postoperatorio, precoce chiusura della vita nonostante il 25% di possibilità di descenza, riduzione del sanguinamento e nonostante un tempo operatorio di ostetica. La radiofrequenza, seppur più costosa, è associata a una riduzione del dolore postoperatorio, ma niente per quanto riguarda l'operating time e la degenza ospedaliera. Io avevo evidenze tipo 1B. Nuova tecnica dell'emorroide, ovvero la embolizzazione delle arterie emorroidali, è una tecnica che viene eseguita con un approccio endovascolare, descritta per la prima volta nel 2014. Il livello di evidenza per adesso basso, utilizza queste particelle di alcol polivinilico di 0,3 mm che non fanno altro che andare a cura un'embolizzazione distale. E data la piccola riduzione di queste particelle, ischemia perché non attraverso la risposta dell'arteria rettale inferiore. Indicazione soprattutto in quei patienti con secondo e terzo grado di malattia emorroidaria non sottoponibili per controindicazioni per altre comorbidità ai trattamenti tradizionali, 70%. EMP è l'acronimo di Emorroidal Laser Procedure, utilizza un laser attivo di 990 nanometri che consente una precisa identificazione delle arterie superficiali a 2 cm circa sopra la linea centrata, grazie proprio all'utilizzo.
l'utilizzo di questo traduttore Doppler di 20 MHz e si va a indurre uno string che giù restringimento con una profondità di circa 4 mm. Gli studi vanno dal 2011 circa, con una recidiva dei sintomi che varia tra il 10 e il 20%, poche complicanze intra e postoperatorie ed è indicata anche l'associazione di una rectal repair oppure di una controversi, configurando le cosiddette herpex in un grado di malattia moretale più avanzato. Le complicanze sappiamo abbastanza che i trattamenti eccezionali tradizionali, che siano aperti o che siano chiusi, inducono un impatto negativo sugli early outcome rispetto alla STAP, alla ZHD, all'IOSHUD e all'armonica, l'utilizzo degli strumenti a radiofrequenza e ultrasuoni. Inoltre l'utilizzo degli strumenti a radiofrequenza e ultrasuoni può ridurre il tasso di complicanza anche se aumenta in costo. Livello di evidenza 1B è importante il fatto che la THD abbia un numero ridotto di reinterventi rispetto alle altre tecniche, probabilmente perché il tasso di sanguinamenti durante la THD è anche molto più basso. Nonostante la fisiopatologia del dolore sia differente tra le diverse tecniche utilizzate, che se da una parte abbiamo uno stap, la possibile induzione dell'epitelio sensitivo squamoso dell'anoderma, nell'altra invece nell'emoradectomia per contro abbiamo l'esposizione delle fibre dello sfintere all'interno o dell'incarceramento delle stesse nella legatura del peduncolo, il dolore postoperatorio viene, i pazienti hanno esperienze di dolore in tutte le tecniche. Nello specifico c'è un vario da 0 al 38% e nel 15% dopo THD, livello di evidenza tipo 1B. Lo stesso per le complicanze a lungo termine, ovvero non c'è una differenza significativa fra i trattamenti chirurgici utilizzati. In particolare, questo studio randomizzato pubblicato nel 2005 ha dato una maggiore impedenza alla continenza alle molestie eccezionali piuttosto che alla Stapper. Ultimamente, nel long term follow-up pubblicato da studiare con la scuola su Techniques, si è visto una impedenza alla continenza nel 39% dei pazienti che sono stati riportati. Le condizioni particolari, per questioni di tempo, riportano fondamentalmente quattro condizioni. I sintomi di malattia moretale sono più evidenti durante la gravidanza, con una trombosi moretale esterna che varia tra il 7 e il 20% rispettivamente nell'ultimo trimestre di gravidanza e immediatamente dopo il parto. Mantiene la rutina un livello di evidenza elevato come flebotonico e vasoprotettore. L'emodectomia chiusa è da considerare in caso di senza rischio per il feto in caso di pazienti a rischio di sanguinamento e rischio di ipotensione. Ovviamente il livello di evidenza è molto basso, come d'altronde tutti i farmaci ancora utilizzati durante la gravidanza. Per quanto riguarda la radiation prostatic e l'EPP, non c'è nessun consenso scientifico. Quello che si può dire è che mentre nella dopo radioterapia pelvica per neoplasia, come nella prostata in questo studio citato, si tende a evitare completamente il trattamento, invece c'è ancora spazio per quanto riguarda l'EPD dagli studi che sono stati pubblicati da Tradura, ovviamente con un'indicazione selettiva dei pazienti. E infine il trattamento nei pazienti con per esempio sindrome dell'immunodeficienza acquisita, sempre importante andare a selezionare con attenzione i pazienti. Secondo questo ultimo lavoro pubblicato nel 2014 non c'è un aumento di dati. È importantissimo invece i dati che abbiamo, sono importantissimi i dati che abbiamo ottenuto sulle coagulopatie, due tecniche principalmente che sono la rubber band e la THD. Infatti se la rubber band nel 2004 era stata quasi esclusa da questo studio che aveva valutato 305 pazienti con un sanguinamento che avveniva nel 25% dei pazienti che avevano preso l'alfanil e nel 75% dei pazienti con aspirina o altri farmaci, nello studio pubblicato nel 2018 da questo collega si è visto che non c'è una differenza statisticamente significativa fra i due gruppi di pazienti sottoposti o meno a terapia anticoagulante. Ed infine questo è stato il principio, è stato confermato fondamentalmente da Dalla quando ha pubblicato i suoi lavori sulla THD e addirittura la percentuale di complicanza era maggiore nel gruppo non coagulopatia, quindi senza terapia con anticoagulanti rispetto ai pazienti che avevano preso con vigore o altri anticoagulanti in quel caso, con una più ovviamente non significativa. Questo è un lavoro che riguarda il trattamento chirurgico, però fondamentalmente lo possiamo adattare a tutti i trattamenti per malattie moretali chirurgici o conservativi che siano, e come diceva Pasquale,
la chirurgia della parte umoritaria e il trattamento deve essere tailored in base al grado e alla grandezza, che possiamo valutare anche in base ai nuovi score che sono stati pubblicati, in base al tipo di paziente, se vorrà risolvere o meno il problema, se si attiverà un trattamento giusto, meno invasivo, con uno step-up approach, in base ai costi che abbiamo valutato e soprattutto rispetto all'esperienza personale e al training a cui ognuno di noi è stato sottoposto e alle tecniche che abbiamo portato avanti nel tempo. Grazie per l'attenzione.